Hi people! Ciao! Siamo oggi qui per la seconda puntata di Un Horror per Due. Allora, inizialmente avevo pensato di fare No Escape, però abbiamo avuto qualche problema tecnico. Vuoi dirlo tu il problema? Diciamo che ogni volta che rientri nel gioco cambia tutto e quindi fa un po' più paura. Diciamo che non sappiamo più dove eravamo arrivati. Cioè, vedendo il video siamo arrivati in un punto, ma andando avanti di nuovo in quel modo siamo arrivati in un altro, quindi penso che lo rifaremo più in là quando capiremo come funziona. Quindi oggi siamo qui su collina. Spero bene. Non sia troppo spaventoso, anche se so già che lo è. Allora, lo vedi giocare a mio cugino una volta. Ah, allora. Wow. Next gen, baby, next gen. Collina. Comune nome, comune posto. Collina. Un nome comune. Un lugar comune. Era isso che pensavo. Ah, addirittura doppiaggio in spagnolo. Che bello. Portoghese. Ah. Mi scuso. Até hoje, non entendi o motivo di mia avó morar là. C'è un modo per saltare. Lugar mais perto, con un sinale. Salta. Di no, non c'è. Vila che esiste collina. Niente, ci tocca sentire questo tizio portoghese. Che bladera. Che bello. Già. Ah, sì. Io solo non gostava del lugar. Era un tedio. Che neanche lì puoi praticamente capire dove sta più o meno nel discorso. No. Dopo tutto noi abbiamo fatto francese alle medie, quindi tutto corria bene. Non sappiamo nulla di questa roba. Perché si è oscurato? Devo preoccuparmi? Inizio subito a preoccuparmi? Ah! Por sorte, meu pai sempre tinha uma lanterna no porta-luvas. Non fa venire colpi a nessuno. Oh, da casa. Per fortuna aveva una torcia. Per fortuna. Ah, la mamma urla. Molto incoraggiante. Già. Corri! Corri! Corri, corri. Questo l'ho capito. Corri, corri. Non l'hanno rinchiusa questo? Dentro una... What? Oh signore. Aiuto. Porca vasta. Incominciamo bene. No, ci abbiamo le batterie pure qua. No. Oh signore. Non ti puoi buttare dalla finestra? Dai. Magari. Prova a buttarti. Dai. Oh, batterie. Come si prendono? Ecco. Ho paura a girarmi. Ok, la musica è molto inquietante. Ah, poi è lento. Oh. E salta, non mi piace. Salta. Salta, non ti... No. No, giustamente poi si blocca pure il mouse. Posso preoccuparmi. Leggi. Appaiono sempre più spesso ogni giorno. Roba? Mm-hmm. Ho perso il mio amuleto che li teneva lontani vicino alla lampada in the 100 years. E poi non lo so, mi sa che credo tu debba trovare una lampada, il suo amuleto, quindi cerca un amuleto. Io già mi aspettavo qualche apparizione magica mistica del tipo demoni killer. Oh signore. Ma io dico, c'è la macchina, no? Va vicino alla lampada. Oh signor, già non mi piace. Già non, raga, non mi uccidere, non mi uccidere. E si blocca. Prendi le batterie. Leggi. Il mio amuleto non era qui. Se n'è andato. Scusa, non lo potevi scrivere 5 minuti prima? Vabbè. Penso sia qualcosa. Realize there. Sbrigati. Why sleeping? Sento qualcosa che mi tocca. Sono spaventato. No, leggi, non so che devi cercare. No, non l'armadio. Meno male non si apre. Pazzo folle, malato mentale, che non sei altro. Ma perché tutti sti tizi sembrano che stanno a zappare a terra?
Ma soprattutto, perché pagare il canone in comode rate? Me lo chiedo sempre. Ho paura. Appena mi sveglio. Ho paura. Ma chi lo dici? Ma chi lo dici? Guardate quest'arte catafratta. Attenzione, ma che oh, è arte vera, mi sa, Wow. È un quadro. E non è sì. Ah! Oh, mamma. Perché un tavolo prende fuoco? Sì. Sono già arrivati da noi. Li vedo passare nella cucina. Che bello! Sembra che non sia... che la sua presenza qui non sia molto accettata. Ok, bla bla bla. Non c'è uscita. Che cavolo c'è scritto per Doado? Bla bla bla. Non lo so. Vabbè. Demoni maligni vogliono ucciderti. Non lo so. Ah, bene. Ecco qua. Che bello. Stiamo esaurendo batterie. No. Oh, ecco qua. Oh, sì. Una stufa? Batterie. Ti prego, fa che non capiti niente adesso. Mi prego. Ti prego, non fantasmi né nulla. No, niente. Non dal frigo, per favore. Il frigo è un luogo santo. Perché ho paura di avvicinarmi qua. Il frigo è il miglior amico dell'uomo. Ecco. Un'altra nota. Mio Dio. Attualità? Ma questa attuale stagione non è, credo sia Reason. Fa lo stesso. Può essere... è possibile? Come possono essere tornati indietro per questo? Ho pensato che eravamo tutti finiti. Ho bisogno di aiuto. L'unica persona in cui crede, in cui confido nell'avere aiuto. No, Dado non è zio, mi spiace. È figlia. Ho toppata la grande. Spero che il telefono sia alla sbrigati a leggere che le batterie radio. Scendono, sbrigati. Vabbè, devi cercare alla destra della radio. Non so dov'è la radio, ma è alla sua destra. Non c'era una caffettiera prima. Non mi giro. Uffa, sta musica. Ma no, più che altro è lento. No. Non aprire. No. Ma perché non oliano le porte? Mamma. Ecco. Ecco che esci. Esci da qui. Ma chi me l'ha fatto fare? Ah, è vero. Sei stato tu a farmelo fare, vero? Io? Ma quando? Ma... Torniamo dall'arte. Bella l'arte. Ma non era diverso? Non era una capanna? Ok. Lasciamo stare. Ho paura. Questo posto è infinito. Grazie a questi giochi so che non vorrò mai avere né ora né mai una casa, una baita in montagna. Ah, ma neanch'io. Sto tanto bene qui. Abbiamo trovato la radio. Ah! Oh mamma. Prendi la nota. Il mio telefono è andato. Ma no, non si... Che bello. Ma guarda che caso. Ah, alla fine dice che... Cosa? Sente le voci dal bagno. No, non di nuovo dal bagno. Bene. Vabbè. Pensa che la sua fine è vicina, va in bagno. Ma giustamente se deve andare a cagare. Sì, ha paura. Bene. E quindi caga. Bene ragazzi, siccome ce la stiamo facendo sotto anche noi. Sì, dopo quel spirito, quello che cavolo è. E la radio. Noi diciamo giustamente di... Finirla qua e ci vediamo alla prossima puntata perché sperando di non essere ancora morti e sperando che
la casa non cambi, perché sennò abbiamo una sfiga epopale proprio. Quindi, ciao ciao! Ciao a tutti!